Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Volevo registrare questo video per farvi vedere delle modifichine che ho fatto alla moto che su Instagram sono state spoilerate, ma sul canale no. Colgo l'occasione per ricordarvi di seguirmi sul mio profilo Instagram. Ho da poco aperto un profilo anche solamente per lei, lo troverete qui sotto in descrizione. Comunque, volevo farvi vedere le modifiche e ve le farò vedere, però, come avete visto dall'intro, perde olio. Che palle, non ha nemmeno 2 mesi. Sicuramente la colpa è imputabile solamente a me e vi spiegherò anche il perché, però una delle modifiche di cui vi andrò a parlare oggi sono appunto i paracarter del motore. Come potete vedere, il bel musetto della mia moto adesso è coperto, non è più vuoto come prima. Ho acquistato un cupolino, se si può chiamare cupolino, che va a coprire la parte delle viti dove di solito va appunto messo il cupolino. È un po' più carina, mi piace, va aggiustato in qualche modo e già ci sto lavorando, poi ve lo farò vedere in futuro, però secondo me ci può stare appunto. Molto carino, segue le linee della moto, fatto dello stesso materiale plastico dei fari, quindi sembra un corpo unico. E questa era una delle nuove modifiche che ho fatto. Ovviamente stiamo parlando sempre di modifiche estetiche. Continuando, potremmo parlare del motivo per il quale la mia moto perde. Vi dicevo prima appunto che molto probabilmente l'ho causato io. Stiamo parlando dei paracarter motore, questi slider che dovrebbero in teoria riuscire a attutire, ammortizzare i danni provocati da una scivolata. E in fase di montaggio diciamo che non è stato semplice, perché dovresti svitare dei perni e avvitarne degli altri, semplicissimo così, ma così non è stato, in quanto alcuni perni non si trovavano con la filettatura, alcuni perni non si trovavano con la lunghezza, spessori contro spessori, lasciamo stare. Ho trovato dei perni stesso in confezione dei paracarter che andavano bene, quindi ho detto perfetto, come lunghezza con l'originale bene o male ci troviamo. Il perno riesce sia a mantenere il paracarter che avvitare il carter, quindi a posto, non perdeva olio, non succedeva nulla di strano, non avvitava storto, andava perfetto, e quindi l'ho lasciato così. Peccato che adesso sta perdendo olio. Io li ho montati da almeno 2 settimane e per 2 settimane è andato tutto benissimo. Adesso esce olio. Quindi non so se il problema, diciamo, l'ho creato io o no. Vabbè. L'ultima modifica della quale sono, non so se pentirmene o meno per il costo, ovviamente come al solito vi lascio il link di tutti i pezzi in descrizione. Andateci a dare un'occhiata se vi servono oppure comunque se siete interessati. Stiamo parlando dei tappini per la filettatura degli specchietti. Come sapete, ho cambiato gli specchietti, ho messo quelli a manubrio, di conseguenza l'alloggio degli specchietti originali rimaneva scoperto con la filettatura a vista e non fa bene alla moto, in quanto comunque si può ossidare, arrugginire e quindi rovinare. Non mi andava di rovinare parti originali della moto, quindi ho deciso di comprare dei tappi. Però ti trovi in giro sull'internet, vedi un poco dei tappi, ci sono tappi lunghi, corti, stretti, neri, semplici, colorati. Ho trovato questi magnifici tappini in Ergal con il loghino MT blu metallizzato e ho detto non posso non prenderlo, cioè sono bellissimi, non costano chissà quanto, però alla fine per 2 tappini semplicissimi il prezzo mi sembra abbastanza eccessivo. Però ho deciso comunque di comprarli, fanno la loro figura e il loro dovere soprattutto, quindi va bene così. Un'altra modifica che ho fatto sotto banco, che nessuno ha mai visto, forse qualcuno se ne sarà accorto nelle foto di Instagram, ma ne dubito, una modifica totalmente inutile, alla fine ho cambiato semplicemente il tappo del serbatoio dell'olio posteriore dei freni. È una modifica che comunque ci stava, era il tappo in Ergal blu che avevo comprato per l'MT03, l'avevo smontato prima di darla in permuta e visto che è universale alla fine, perché non montarlo anche su questa? Infatti l'ho montato,
E ci sta, è un tappo, semplice tappo. E invece mi stavo dimenticando di un'altra cosa. Sono andato ad applicare gli adesivi con la scritta MT-09 sui convogliatori dell'aria. La versione SP, a differenza di quella normale, non presenta questi adesivi. Non chiedetemi il perché, non lo so, me lo sto chiedendo anch'io. Alla fine, cioè, sono adesivi MT-09. Perché non li avete messi? Vabbè, li ho messi io. Avrei potuto prenderli blu. Però, secondo me, richiamare l'argento del serbatoio sul fondo nero non è per nulla male. Infatti sono felicissimo della resa estetica e cromatica che danno, perché secondo me sono più belli. Ovviamente, parere personale, fatemi sapere che ne pensate, se ci stanno bene, se ci stanno male, se vi piacciono, se non ve ne fotte proprio, perché ci sta, alla fine sono adesivi, cazzo ne fotte. Però ho fatto fare altri adesivi che arriveranno, spero, nella settimana prossima. Non so quando starete vedendo questo video, quindi non vi do date, però ho fatto fare degli adesivi per la moto molto molto carini che poi vi farò vedere. Come modifiche, quindi, questo è tutto. Non ho fatto stravolgimenti particolari perché sto aspettando un attimo di fare alcune cosine per poi procedere seriamente a fare modifiche un po' più importanti. Adesso mi metterò a smontare i paracarter, rimetterò le viti originali per vedere appunto se il problema è questo o no. Se il problema dovesse essere questo, allora provvederò proprio a cambiare paracarter, perché ci tengo a metterli. E niente, meglio così, spero davvero che sia così. Quindi adesso mi metto all'opera e non ve lo farò neanche vedere, perché alla fine devo soltanto smontarli. Quindi ci sentiamo dopo. Perfetto ragazzi, il paracarter l'ho smontato, ho rimesso le viti originali, ho pulito il tutto. Alla fine l'olio che aveva perso non era tantissimo, perché il livello dell'olio è perfetto, fortunatamente. Spero che abbia risolto il problema in questo modo e non devo portare la moto in concessionaria dal meccanico o da nessun'altra parte per un problema più serio, anche perché, ripeto, la moto è nuova. E niente, questo breve video appunto lo facevo semplicemente per spiegarvi un po' la situazione, riempire il canale e mostrarvi le ultime modifiche che ho fatto alla moto. Parecchi di voi mi stanno chiedendo motovlog, video in moto, e avete ragione, io vorrei tanto registrarli se solo potessi. Non vi dico il perché, alcuni già lo sanno, però lasciamo questa nube di incertezze. Vi dico che fra un mese e mezzo, massimo due, dovrei riuscire a portare dei motovlog con costanza, tempo permettendo, anche perché stiamo andando incontro all'inverno, non è il clima perfetto per registrare dei motovlog, però lo farò, ve lo prometto, lo farò. Quindi niente ragazzi, come al solito spero che questo video vi sia piaciuto. Nel caso dovesse essere così, non dimenticatevi di supportare me e il canale lasciando un bel pollicione in su qua sotto, commentate, condividete questo video con chiunque, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e niente, fatemi sapere cosa ve ne pare delle ultime modifiche che sono state fatte a Mantis, e noi ci vediamo come al solito in un prossimo video. Ciao ragazzi!